finalmente sono qui con questo video che avevo in mente da fare precisamente da fine dicembre, inizio gennaio, perché sarebbe il Drama Year, ma veramente non ce l'ho fatta, causa studio, causa lavoro. Avevo fatto un sondaggino e vi chiedevo appunto se vi interessava vederlo. Siccome in tanti mi avete risposto di sì, allora lasciate un pollicino in su a questo video prima di iniziare. Ecco, diciamo pure che non è proprio un Drama Year, ma è un Show My Year. Ve lo farò vedere praticamente tutto in foto, che secondo me è stata una delle cose più belle che ho deciso di fare, anche perché sono stata contattata da Cheers e quindi ho colto la palla al balzo appunto per fare questo video. E se volete sotto vi lascerò un codice sconto del sito, anzi più che sito è un'app, perché ho utilizzato l'app per stamparle. Ecco il codice sconto, LMU2. Avete uno sconto di 5 euro, quindi potrete stampare un sacco di foto tipo a 1-2 euro, a pochissimo. E vi consiglio di scaricarvi l'app, di utilizzarla, perché è disponibile sia per Android che per iOS. Se dovessi scegliere una parola per descrivere l'anno 2017 è sicuramente rinascita. A dicembre del 2016 ho espresso un desiderio, infatti ho deciso di stampare questa foto come ricordo perché ho acceso una lanterna, ho espresso un desiderio che nel 2017 si è avverato. Iniziamo con gennaio, che non è stato il mese più bello di tutti, anzi proprio peggiore direi. Ecco, questa foto rappresenta in pieno il mese che ho passato, è stato un'enorme delusione, anche se la foto mi piace un sacco. Perché è come se guardassi l'orizzonte, vedessi qualcosa di nuovo e diverso che mi sta aspettando. Parlo appunto di ritrovare me stessa, ecco appunto questa foto rappresenta proprio ritrovare me stessa. E appunto proprio questa frase l'ho voluta stampare perché è stata una delle mie frasi pilastro di quel mese. Quando poi davanti a te si apriranno tante strade non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso ma siediti, ti aspetta e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla alzati e vai dove va lui. E poi è arrivato febbraio, è arrivato il mio piccolo Watson, che è stato veramente la cosa più bella che mi potesse regalare il 2017. È stato con me in casa, se non avete visto il video vi consiglio di andare a vederlo, perché ho fatto un video di presentazione quando ancora stava con me in casa, adesso sta fuori in giardino con Kira. E poi ovviamente non potevo non stampare la mia piccola Kira. Ovviamente ho stampato la foto con le mie sorelle e tutte le mie amiche appunto che mi sono state vicino in questo periodo, ho stampato le foto con loro. Senza loro veramente non so come avrei fatto. E poi piano piano è arrivato marzo. In questo mese non c'è stato niente di significativo, il mese che ho scoperto appunto una delle mie passioni che non sapevo neanche di avere. E piano piano è arrivato aprile ed è così che ho iniziato a viaggiare. È una delle cose che veramente amo fare. E quindi tra aprile e maggio ho deciso di andare a trovare mio zio in Germania. Quindi ho preso l'aereo e questa foto ritrae appunto quel momento. Sono andata, vabbè, oltre che in Germania, comunque ho stampato la foto più bella perché sono andata ad Amsterdam anche. Ho fatto un sacco di foto, poi ovviamente sono andata anche nei paesi appunto della Germania, Colonia, Münster. E poi è arrivato giugno. A giugno ho scoperto un'altra delle cose che ho sempre voluto fare ma non ho mai fatto. Mi sono iscritta ad un corso di yoga. Era bellissimo perché eravamo appunto sulla spiaggia, sul mare, con la musica rilassante, l'incenso, e poi sì, in realtà è durato poco, però veramente ne ho tratto un sacco di benefici. Poi piano piano è arrivato luglio, e a luglio ho fatto una delle cose più importanti, perché era una frase che mi dovevo tatuare. Perché c'è stato un periodo che io non ho amato per niente me stessa. Ho detto, questo tatuaggio lo devo marchiare a fuoco perché rappresenta una parte della mia vita importantissima. È bellissimo, non si vede bene, ma comunque se volete andare a vederlo è su Instagram. Altra delle cose più belle che ho fatto a luglio è andare a vedere il concerto dei Lumineers. Mamma mia ragazzi, uno spettacolo unico. Faceva un caldo ragazzi infernale, infatti eravamo seduti tutti accampati nel prato ad aspettare loro appunto dal pomeriggio. Nei mesi estivi più passavano più ho scoperto nuove cose. Sono andata a Verona, ho visto Verona che veramente è stata bellissima, l'arena, il balcone di Romeo e Giulietta, ho visto migliaia di albe, qui ero con il cane, e tramonti, e il mare ovviamente non è mai mancato nei mesi estivi, appunto nel mese di agosto soprattutto, il bagno di notte, e questa foto appunto rappresenta anche la felicità. E poi è arrivato settembre,
tramonto appunto di spalle, questa foto mi piaceva un sacco, non potevo non stamparla, perché appunto rappresenta il mio percorso. A settembre ho ripreso a studiare dopo 6 anni quasi. Diciamo che è stata una delle cose più importanti, ecco, dell'anno 2017, perché ho deciso da sola di cambiare anche percorso di studi, quindi ecco, si aprono davanti a me nuove strade. Questa foto rappresenta proprio questo. Sono stata a Firenze, è una città di cui veramente mi sono innamorata follemente. Poi qui dopo 410 scalini, ecco, la vista più bella del mondo, è veramente spettacolare. Ecco, questa foto anche l'ho scattata a novembre, un momento veramente felicissimo della mia vita. Questa l'ho scattata a dicembre, questo era un momento della giornata super felice perché avevo dato il primo esame, cioè era il giorno dopo aver dato il primo esame dopo 6 anni. Se volete sapere come realizzo questi effetti, basta che mi lasciate un commento qui sotto. Ho messo la galassia tipo nel caffè. Comunque, questo libro era La luna e falò di Cesare Pavese, che vi consiglio assolutamente di leggere se non l'avete fatto, perché mi sono veramente innamorata di questo libro. E niente, alla fine con questa foto chiudo il video e devo solamente dire grazie al 2017 che mi ha regalato tantissime emozioni, e al momento sono veramente felice. Spero in un 2018 bellissimo, che già è iniziato veramente benissimo, sono stracontenta. Niente, spero che ve ne sia fregato qualcosa di questo mio 2017, se avete fregato qualcosa lasciate un commento qui sotto e un pollice in su, e magari scrivetemi qua sotto qual è stata la cosa più bella che avete fatto voi nel 2017. Vi mando un bacio grandissimo, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!